Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlogmas da casa di mia mamma. Ormai sto sempre qui. È ora di pranzo e mia mamma già è in preparazione. Stiamo facendo un po' di insalatina di radicchio e qui vi voglio far vedere che mia mamma ha fatto ieri o stamattina. Stamattina ha fatto queste crepe. Sono delle crepe molto particolari. In realtà è una ricetta che ha provato per la prima volta. Infatti vi faremo sapere com'è. Stamattina mangeremo delle farfalle al salmone e sarà tutta a base di pesce, ma queste le ha fatte perché le mangeremo nei prossimi giorni, anzi credo già da stasera. E sono delle crepe fatte con delle lenticchie, giusto? Sì, sono lenticchie e acqua. Lenticchie ed acqua, è una ricetta molto particolare che andremo a provare e vi faremo sapere com'è. In realtà le lenticchie vengono messe a bagno dalle 2 ore o anche meglio tutta la notte. Tipo quante lenticchie? 200 g di lenticchie e 550 g di acqua. Le dosi sono 200 g di lenticchie e 550 g di acqua. Ovviamente le lenticchie vanno sciacquate e messe a bagno per almeno 3 ore, meglio se per tutta la notte. Dopodiché ai 200 g di lenticchie andiamo ad aggiungere 550 g di acqua, una presa di sale, pepe se vi può, origano oppure un odore a piacere. Delle spezie a piacere, noi abbiamo messo dell'origano e poi va frullato il tutto e va frullato molto 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 bene, perché in realtà dovrebbero essere tra virgolette delle crepe fatte di farina di lenticchie. Semplicemente vanno a legarsi tranquillamente senza le uova perché hanno già i legumi all'interno, quindi vengono fatte semplicemente con due ingredienti, ovvero acqua e lenticchie e poi le spezie che volete a piacere per andarle ad insaporire. Vi consiglio di mettere anche un pizzichino di aglio in polvere, proprio pochissimo, per andargli a dare un sapore un po' più forte. Queste possono essere ovviamente farcite come volete, io vi consiglio a questo punto un ripieno vegetariano, anzi vegano meglio ancora, carote, zucchine, un pomodoro, un po' di mozzarella, quindi possono essere mangiate anche fredde. Ok, sia fredde che calde. Sono comode per fare una cena veloce e completa, anche perché ovviamente ci sono i carboidrati e le proteine contenuti nelle lenticchie. Pomeriggio inoltrato, noi abbiamo mangiato, ci siamo presi il caffè, il secondo caffè, e adesso ho portato del lavoro a mia mamma. Infatti si era rotto il cuscino, ovvero la cerniera del cuscino qui dietro, e quindi non mi manteneva più l'imbottitura. Il cuscino natalizio che ho preso, che avete visto nel video, praticamente si apriva sempre e quindi mia mamma adesso dà un punto veloce. Infatti qui ha sempre la sua cassetta pronta, è come se fosse una cassetta di pronto soccorso, anche perché per ogni problematica di questo genere ci rivolgiamo a lei in maniera anche piuttosto veloce. Infatti mamma stava dicendo che ogni cosa, ogni volta si va sempre di fretta, e quindi lei è abituata a fare queste cose di fretta mentre fa altre cose, inserisce questi altri lavori velocemente perché noi dobbiamo andare sempre via e le portiamo sempre lavoro da fare. Ma ahimè, l'unica cosa che non so fare tra le varie, a parte stirare, è anche cucire, però dovrei imparare prima o poi. Perché mamma fa tutto e adesso ha aggiustato finalmente anche il cuscino in velocità estrema. Ottimo, ok, perfetto, perfetto. Che ogni volta sennò si andava sempre a rompere. Stiamo procedendo alla costruzione del castello di Howard's. Eccolo qui, questa è una parte del castello, è fatto in cartone, credo, sì, in 3D. E io ed Ezio stiamo continuando a costruirlo. Ma chi me l'ha fatto fare? Più che io, Ezio. Qui ci sono tutti i pezzi infiniti. Mi è stato regalato per il mio compleanno, lo voglio mettere sotto l'albero, solo che ci metto una vita per andarlo a costruire, quindi mi faccio aiutare dai miei amici. Altrimenti che li tengo a fare, anche perché tra poco dovrebbe arrivare Patrizia, spero presto.
Non so se stasera andiamo a mangiare al sushi, anche perché qui abbiamo avuto vari problemi intestinali tutti loro, tranne io. Tu vuoi andare al sushi? Sì o no? Forse no. Anche perché ragazzi qui piove tantissimo, quindi penso che ci godremo il natalino qui a casa. Guardate quanto vento e pioggia, 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 piove sempre. Ormai piove da giorni e poi tira un vento incredibile. Fuori al terrazzo non si può stare nonostante siano chiuse le vetrate, perché davvero fa freddo. E non vado ad accendere neppure il camino, perché sarebbe davvero inutile andarlo a accendere, anche perché è una giornata molto molto fredda e assolutamente conviene stare all'interno di casa al calduccio. Infatti fra poco ci prepareremo una bella tisana. Sto aspettando Patrizia perché Ezio è venuto in anticipo. Patrizia sta ritardando, non sappiamo perché. E come tisane ci andremo a prendere queste qui, non so se già ve le ho fatte vedere. Aspettate che forse sono contro luce. Oh Google, accendi luci cucina. Queste qui, mela e mirtilli. Questa qui che va fatta, sono senza zucchero ovviamente, senza calorie, possono essere fatte anche con infusione a freddo in 7 minuti. Questa, mele e mirtilli, oppure questa che pure mi sta piacendo tanto, la marca credo che sia Nea Vita. Della Nea Vita ho preso varie tisane, varie altri preparati e mi sono trovato sempre bene, sono davvero ottime e la marca mi piace tantissimo. Infatti queste sono tisane che possono essere fatte sia bollenti, sia calde, sia fredde, sia a temperatura ambiente. Questa in particolare è alla melagrana e bacche di rosa canina. Forse mi farò questa qui. Allora, vedendo un po' l'albero di Natale, è arrivata pure Patrizia e stiamo aspettando. Stiamo criticando l'albero di Natale. No, è Patrizia, stiamo aspettando tutti quanti, perché aspettavano tutti quanti la diciamo il giudizio di Patrizia, che è un'esteta per natura, e quindi volevamo sapere. E stavamo dicendo anche che non ci si può azzeccare più alle decorazioni, perché sono tutte quante super costose. No, la particolarità sta nel fatto che finalmente il puntone non ci sta. Ah, mamma mia, pure a te non piace. Pure a me. Cioè, Patrizia, ti giuro, io non lo sopporto. Il puntale non lo sopporto. Allora, puoi dire, ho chiamato pure il puntone. Non lo sopporto. Patrizia ha detto sì anche alla terrazza. Mi fido moltissimo del gusto estetico di Patrizia, come ben sapete, quindi mi fa piacere che le è piaciuta. Adesso si sta gustando la tisana di Nea Vita, vediamo un po' se piace sia Ezio che Patrizia. Patrizia la prende sempre zuccherata, mentre Ezio no. Com'è? Vi vedo un po' incerti. Un po' è rosa canina e... Si sente la rosa canina? Sì, insomma, cosa si da... sente la vernice col... No, quella è biologica e buona. È rosa canina e melagrana. O mirtillo? No, rosa canina e melagrana. No, no, è buona. Però è più aspra. Bravo, mi piace per... Molto aspro, sì. Invece... A che fa bene? Alle sintomi influenzali. Ah, ottimo, allora va benissimo. Ci siamo proprio. Tra l'altro devo ringraziare pubblicamente Patrizia, perché mi ha regalato per il mio compleanno una carta da Zara. Allora, mi ha regalato questo buono da Zara, da spendere da Zara. In realtà però non sapevo, perché è attiva da poco tempo questa cosa, penso, non da pochissimo. Ok. Prima che si strozza. Praticamente non sapevo, infatti ho regalato più spesso card Zara, non sapevo che da adesso è disponibile anche per acquisti da Zara Home. Quindi se avete una gift card Zara potete spenderla sia nei negozi Zara classici d'abbigliamento, sia anche da Zara Home. Il gruppo Zara. Quindi anche Stradivarius. Quindi tutto il gruppo Zara potete spendere questa qui. Ovvero Stradivarius, Pull&Bear, Oysho pure. Oysho. Potete spenderla ovunque. Quindi veramente un ottimo, ottimo regalo. Io la ringrazio perché davvero è ottimo. E io credo proprio che andrò a fare spese appena possibile da Zara Home, che purtroppo si trova un po' più lontano da me. Infatti prima c'era anche al Vulcano Buono, adesso l'hanno levato. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a...
Ed eccomi qui di nuovo. Non so se mi riuscite a vedere, perché sembra che fortunatamente il tempo abbia finito con la pioggia. Può darsi che mi vedete anche meglio. Allora, siamo andati un po' in giro per fare un po' di acquistini, andare a vedere un po' per i piccoli pensierini di Natale. Sia io, sia Ezio, sia Patrizia dovevamo cominciare a fare qualche piccolo regalino per Natale. Non so se sono a fuoco, credo proprio di no. Ad ogni modo, stanchissimo come sempre, ad ogni modo abbiamo fatto un bellissimo giro da OVS. OVS ha tantissimi pensierini che potete fare anche al di sotto dei 10 euro, soprattutto per il pubblico femminile, che è sempre quello più gettonato dai trucchi, dai sali da bagno, dalle balls per andarsi a fare il bagno, quindi quelle frizzanti profumose tipo Lush, dai petali da bagno, insomma dai 3,50 euro a salire, anche qualcosa di meno se dovete fare per esempio quei piccoli pensierini formali, giusto per scambiarvi gli auguri magari con i colleghi e con chi non avete tutta quella grande confidenza e volete semplicemente scambiarvi gli auguri e fare un piccolo dono, davvero un piccolo pensierino, perché qui parliamo di piccoli pensierini da fare soprattutto a persone che non conosciamo bene, quindi andiamo un po' su dei regali generici. OVS quest'anno ha messo tante piccole idee regalo davvero adatte a tutti i prezzi. Avete visto un po' nelle immagini, dai calzini antiscivolo, trucco, beauty, prodotti per il bagno, anche confezioni in modo molto carino, quindi non andate ad acquistare neppure la carta regalo, già è tutto pronto. Se volete fare un pensierino in velocità, io vi consiglio di fare un giretto da OVS, magari anche online se non ce l'avete disponibile nella vostra città. In realtà Ezio e Patrizia già hanno acquistato piccole cose, io in realtà sono andato solo a vedere per capire insomma alla fine cosa andare a prendere per fare veramente a proprio piccoli pensieri, e tra questi potrebbe essere un'idea carina anche questo qui che ho preso sempre da OVS, che è un semplice sapone per le mani, per il corpo, insomma. Questo costa 4,95 euro, è in questa bottiglietta natalizia, ovviamente questa è in plastica, molto molto carina. Io l'ho presa in realtà per me, perché volevo andarlo ad utilizzare in cucina, perché è carino rosso e dorato, e soprattutto una volta finito il sapone la bottiglia è davvero molto molto bella e quindi può essere riutilizzata tranquillamente. Ha questo dosatore con questa parte in oro che mi piace tanto e simula proprio un rubino. Una volta finito io andrò a mettere un classico sapone bianco normale. Mi è piaciuta tanto, non so ancora la profumazione, non l'ho sentita, sweet berry, quindi penso qualcosa comunque dolciastra, e anche questa potrebbe essere una piccola idea regalo per scambiarsi gli auguri non a mani vuote. Invece l'altro giorno da Tiger, visto che non ho Tiger nella mia città e purtroppo quello più vicino è a Benevento, ma più spesso vado a Napoli, quindi compro lì, passo sempre lì ogni volta che devo prendere qualcosa da Tiger. Infatti ogni volta parcheggiamo in stazione e in stazione c'è questo Tiger, e io quando torno, prima di entrare in macchina, vado a fare sempre un piccolo giretto, anche perché molto spesso ci sono tutte queste offerte da Tiger molto convenienti. Questo non era in offerta ma mi piaceva tantissimo e non potevo lasciarlo lì. Davvero è molto molto originale, è molto molto carino, è una specie di, non so, contenitore. Credo che io andrò a mettere le bustine dello zucchero in questo periodo. Questo in realtà potrebbe anche essere riutilizzato, se proprio lo volete utilizzare tutto l'anno, spruzzandolo completamente del colore che volete, ad esempio dorato o bianco. Questo davvero può essere utilizzato per tutto l'anno, perché sembra proprio un ognomo stilizzato e non un Babbo Natale. Quindi può darsi che farò questa sciocchezza una volta finito il Natale, perché la forma mi piace tantissimo e soprattutto costa poco, costa solo 3 euro, ed è davvero molto 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 bello. E quindi ho preso questo qui, e poi ho preso una cosa che era in offerta che vi consiglio di andare ad acquistare da Tiger. Ogni
ogni volta da Tiger qualche pezzo viene messo in sconto, soprattutto i calendari dell'avvento. Io ho preso questo qui, che è un set di calendari dell'avvento, è composto da 25-24 scatoline alle quali si può aggiungere questo adesivo qui a forma di cuore con il relativo numero corrispondente del giorno del calendario dell'avvento, tipo il 1° dicembre, 24 dicembre. Visto che di solito trascorso il 1° dicembre i calendari dell'avvento molto spesso vengono messi in offerta. Infatti questo qui l'ho pagato soltanto 1 euro perché era al 67% di sconto. Voi direte: ma che te ne fai di questo qui? Allora, questo set qui 1 euro contiene 24 scatoline di questo tipo che io già ho montato per farvi vedere. Non sono andato ad applicare sopra l'adesivo, anche perché vi volevo far vedere la scatola così com'era. Questa qui va ad aprirsi così e può essere un contenitore per i vostri piccoli pensierini, quindi se dovete andare a fare piccoli pensierini, volete andarli a inscatolare a poco prezzo, andate ad acquistare una cosa del genere, perché con 1 euro prendete 24 scatoline. Ma in realtà io non le ho prese per questo motivo, non andrò a fare nessun tipo di pensierino, vorrei utilizzarli come segnaposto. Ad ogni persona che si siederà a tavola, sto ancora pensando di fare una cosa del genere, e se una scatolina di questo tipo non mi va ad occupare troppo, ad impegnare troppo la tavola, vorrei andarla ad utilizzare come segnaposto. Andrò a mettere il nome della persona e all'interno ovviamente andrò anche a decorare in base allo stile della tavola che andrò a fare, e dentro credo che io andrò a mettere dei biscotti per la colazione dell'indomani, quindi un augurio di Buon Natale per tutti i miei invitati. Quindi l'idea è quella, la scatola di partenza è questa, poi vedrò insomma come andarla a decorare, credo con qualche tocco di dorato, insomma sto ancora capendo come fare. Ma visto che sono andato anche in un negozio di bomboniere, di ingrosso carta eccetera, ho visto che scatoline del genere costavano 30 centesimi, dalle 25 ai 30 centesimi, quindi ragazzi ne ho prese 24 con questa offerta di Tiger ad 1 euro, e per questo scopo qui, per questo utilizzo qui, soprattutto come segnaposto, è davvero super conveniente. E come dico sempre, io non potevo lasciarlo lì, non potevo non prenderlo, perché su una scatolina del genere basta che andate a fargli un semplice fiocco e avete fatto un bellissimo segnaposto, molto elegante, semplice, raffinato e soprattutto economico, perché io penso, come ben sapete, che non bisogna per forza spendere tanto, ma bisogna fare una ricerca un po' più mirata e fare qualcosa di più carino. Ad ogni modo, se andate da Tiger, se avete un Tiger vicino, andate a dargli un'occhiata, c'erano anche le bustine in offerta sempre del calendario dell'avvento che potete utilizzare per andare a mettere magari una card regalo, dei soldi se volete regalare dei soldi ai nipoti, insomma ci sono tanti modi di andarle ad utilizzare pure durante tutto l'arco dell'anno, perché ad esempio anche a San Valentino questa la potete utilizzare, ci sono pure i cuori, ci mettete il numero 2, la coppia perfetta eccetera eccetera eccetera, ma anche un 3 andrebbe bene, perché il trio se può mai sapere. Mentre l'altra volta mi sono dimenticato di farvi vedere, anzi il vlog era troppo lungo, come sarà lungo anche questo, l'altra volta da Lush sono andato per il mio profumo preferito, però non l'ho più preso, poi magari vi spiego il perché, e sono andato a prendere questi due, ovvero questo che è Snow Fairy bagnoschiuma, non so se riesce a mettere a fuoco, oggi non vuole collaborare. Ok, Snow Fairy, questo qui ha un odore molto molto dolce di chewing gum, proprio ecco tipo Big Bubble per intenderci. Questo lo vado sempre a regalare a una persona ogni Natale, perché le piace tantissimo questo bagnoschiuma qui, questo gel doccia. E in più io ho preso anche la saponetta abbinata, ragazzi hanno un profumo pazzesco davvero, questo è Lush, un profumo in bagno veramente unico. Purtroppo anche da Lush i prezzi sono aumentati notevolmente, ma ahimè un po' è così ovunque, ma questi ne vale la pena prenderli, perché ne basta davvero pochissimo di prodotto per andarsi a lavare, si sente e si sprigiona questo profumo per tutta la doccia, davvero eccezionale, e solo con i prodotti Lush si può andare a sentire. Ad ogni modo questo vlogmas finisce qui, anzi fatemi sapere voi a che punto siete con i regalini di Natale, se avete fatto dei piccoli pensierini,
piccolini, se farete delle gare un po' più grandi. Scrivete tutto nei commenti, tutto quello che avete preso, magari anche una lista, così ci scambiamo un po' tutti le idee, anche perché ho notato che tra di voi sotto nei commenti fate le vostre comunelle e vi leggete tutti. Quindi vi saluto qui, mia splendida community, e noi ci vediamo spero domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!